Ok, allora, tornitura esterna, siamo già a buon punto. In realtà non volevo fare questo filmato, però così tanto per provare, ho provato questo attrezzo e voglio spiegarvelo un po', questo utensile. Questo utensile, o meno, di questo tipo erano gli utensili, le sgorbie, diciamo, gli scalpelli usati tradizionalmente per la tornitura, almeno dalle nostre parti. Hanno una forma ovviamente completamente diversa da una sgorbia, da uno scalpello da falegname e lavorano anche in maniera diversa. Allora, la sgorbia da falegname deve lavorare il più vicino possibile al pezzo di legno e intanto che si lavora bisogna regolare anche l'inclinazione a seconda del diametro del legno. Questi invece, che ne ho fatti anche diversi altri, sono ancora in uso per fare le scodelle, le ciotole. In realtà questi non vanno molto bene perché io quando li ho forgiati gli ho fatto fare il giro completo. In realtà andrebbero tagliati qui per far uscire i trucioli, che se no adesso si vede, restano dentro. Questi attrezzi invece per funzionare bene non necessitano che il portautensile, la barra portautensile sia molto vicina sono in giro a far fieno, sia molto vicina al pezzo di legno, ma può essere distante anche 10 cm, 20, cosa che rende la costruzione del tornio molto più facile. Gli scalpelli lavorano di fianco al pezzo di legno, un po' più in su, per essere proprio per funzionare in modo ottimale, mentre questi lavorano sotto. Questi attrezzi lavorano sotto, così, ok. Ovviamente la tecnica è diversa dagli scalpelli normali, bisogna prenderci un po' la mano. E sul portautensile, specie per i pezzi più grossi, adesso qua non è che serve tanto, ho praticato queste tacche dove si alloggia il ferro e si fa leva su un angolo, altrimenti, soprattutto sui lavori grossi, ti spacca il mignolo. Facciamo vedere un po' qua la campana. Ah, vantaggio è che il legno vibra pochissimo. Il legno vibra pochissimo, forse perché lavorando dal sotto va a contrastare la spinta verso il basso della corda e quindi diciamo che bilancia la forza, bilancia la flessione. Allora, finita la tornitura esterna, ho fatto delle righette tra i futuri fori e faccio vedere come si fa la decorazione più semplice e secondo me anche più bella. Una volta usavano un pezzo di piombo, io uso una corda da chitarra, non quelle di nylon, quelle metalliche, non quella bassa, e la si mette nella tacca che ho fatto con lo scalpello. Praticamente si tornisce finché l'attrito non bruciacchi al legno. Apparirà anche il fumo, prima o poi. Eccolo qua. Non so se si vede, spero di sì.